Ti hanno detto i tuoi compagni, il CT? Niente di che. In molti diciamo dicono... un bel vaffanculo al razzismo, intanto? Diciamo un bel vaffanculo al razzismo, intanto? Questo è poco sicuro. Hai avuto modo di sentire un francese, sei stato... Grazie. Non ho detto nessuna frase razzista, questo è poco ma sicuro, quindi sono molto sereno. Ma gli hai detto che è uscito, che no. Temi di una squalifica lunga, no. Adesso ti confronterai con la squadra, con la società? Io lo so, adesso vediamo. Hai avuto modo di sentirlo? No. Jesus. Lui ha detto ho difeso i miei diritti nella maniera migliore. Ah, non ho sentito, però sicuramente l'unica cosa che posso dire è che frasi razziste dalla mia bocca la sono uscite, questo è poco ma sicuro. Ti ha chiesto scusa quando era questo perché? Ho detto che tu ti hai chiesto scusa. Chiedere. In quella cosa lì si è chiarito. Ha frainteso lui qualcosa? Io so solo che non ho detto frasi razziste, questo è poco ma sicuro, da 20 anni che gioco a calcio e so quello che dico. Perché cosa ti ha detto Spalletti? Cosa ti ha detto Spalletti? Ti ha rassicurato? Cioè, siete chiariti almeno? In cose nostre, assolutamente. Grazie. Ti accompagniamo al taxi. Grazie. Bodica. Molti dicono Acerbi deve dire la verità, deve parlare, fare qualcosa, ti esprimerai sui social. Sui social, ragazzi. Quello che ho detto l'ho già detto e ve l'ho già detto. È quello che dirò. Comunque, confermi, non hai mai detto frasi, quello che ha detto Juan Jesus. Questo è poco ma sicuro. E ti ha fatto piacere quello che ha detto lui nel post partita comunque? Ma se non ho detto nessuna frase razzista. Dovrebbe essersi inventato. È vero che le cose di campo rimangono in campo, non siete comunque insultati, detti nulla. No. E che qua non si può chiacchierare con piano. Ma io non voglio neanche chiacchierare. Ma cos'è successo? Poco... Niente. Però che cos'è che è successo alla fine? Niente. Però non credi che questo tema meriterebbe un apprendimento di 2 minuti? Con calma, a voce ferma, tranquillizzati. Il tema del razzismo è giusto che vada avanti, è giusto che non ci sia razzismo in nessuna parte del mondo, sono tante forme di razzismo, quindi è giusto che si vada avanti. Esatto. Quindi, però è la prima volta che ti capita, no? Nel momento c'è. È la prima volta che ti succede. Cavolo. In questo momento c'è una persona che dice, che ha detto che tu durante la partita l'hai parlato in quella maniera, capito? Solo per questo che c'è, insomma, questa tensione. Che, cioè, può capitare che in campo succedano delle cose, no? Ma succedono, purtroppo succedono tante cose che non male giochi a calcio e possono dire certe cose. Poi alla fine quando si fischia si dà la mano, mi sembra prima o niente, come è successo. Esatto. È solo... Francesco mi ha detto che tu dici di non aver fatto nulla, ti dispiace aver dovuto lasciare il ritiro della nazionale? Sì, però è giusto che è andata così, va bene così, niente da dire. Aspetta, perché dici che è giusto? Che è giusto, è andata così, va bene così, nel senso anche per stare sereno alla nazionale. Andrei a parlare con i dirigenti dell'Inter? No, vado a parlare con mia figlia. Mi hai parlato con qualche compagno di squadra oggi? No, niente.